Quindi è qui che si nascondevano. Avevi ragione a voler controllare qui. Ora non possono più nuocere. Dobbiamo scoprire che cosa facevano. Diamo un'occhiata in giro. Uniformi ateniesi e spartane. Potrebbero aver convinto la gente di Samo che gli attacchi provenissero da entrambe le fazioni. Non li facevo, tipi da cimeli di famiglia. Ma come? È il sigillo della nostra famiglia. L'avranno rubato. Non è possibile che l'abbiano trovato da soli. Qualcuno gliel'ha dato. Non pensavo che fossero amanti della poesia. Non lo sono. Lo stile è incredibilmente simile a quello di Teodoro. Cosa ci fanno quei suoi scritti? C'è una lista di nomi. Riconosco i nomi. Sono tutte persone influenti di Samo. Ma manca Maestore. Non ho mai visto monete del genere. Io sì, sono persiane. Ho paura di dire cosa secondo me sta succedendo qui. Tu appartieni a quest'isola e a questa gente. Dimmi quello che pensi. Per qualche motivo la Persia vuole conquistare Samo. Un'ottima base per organizzare qualcosa di più grande. Hai ragione. Vorrei solo che fosse la mia unica preoccupazione. Che vuoi dire? Se i persiani sono coinvolti, non possono aver agito da soli. Qualcuno di Samo deve averli aiutati. Qualcuno che ha un legame con l'impero. E influenza a Samo. Sì. Oltre a me, ci sono solo altre due persone che potrebbero essere responsabili di ciò che succederà e di ciò che è già successo. Erodoto. Dopo tutto ciò che abbiamo scoperto, ciò che hai visto e sentito, per favore, dimmi solo quale dei due. È Teodoro. Lavora per i persiani, ha portato qui i seguaci di Ares. Temevo che l'avresti detto, ma credo che tu abbia ragione. Ora cosa vuoi fare? Devo parlare con Teodoro. Non capisco perché l'ha fatto. Le dracme sanno essere persuasive, così come le promesse di potere. Ma ha già entrambe le cose. So che vorresti comprendere tutto, ma non sempre otteniamo le risposte che vogliamo.